Napoleone Bonaparte fu un personaggio storico noto in tutto il mondo per le sue gesta. E ogni libro di storia degno di essere chiamato tale non può esimersi dal ricordarlo. Ma c'è un particolare che ancora oggi crea molta confusione, ed è il suo esilio. Napoleone Bonaparte fu un bravissimo politico e generale militare, oltre che essere un vero e proprio stratega. Vinse numerose battaglie e si ritrovò a poco più di 30 anni a diventare imperatore d'Europa, ma anche re d'Italia. Ma nel 1814, a causa della clamorosa sconfitta di Lipsia, dovette abdicare e lasciò la Francia. Ma al contrario di come molti pensano, non fu spedito e imprigionato all'isola d'Elba, ma in realtà la scelse proprio come sua dimora personale e come suo esilio. Ci troviamo oggi qui all'isola d'Elba, a Portoferraio, per portarvi a capire un po' i dettagli della sua permanenza in quei 100 giorni di residenza. Dopo una lunga scalinata ci troviamo finalmente davanti alla Villa dei Mulini, villa residenziale ufficiale di Napoleone Bonaparte durante il suo esilio qui all'Elba. La villa aveva una posizione strategica perché affacciava direttamente sul mare e permetteva appunto a qualsiasi nave, amica o nemica, di non passare inosservata, proprio perché anche la presenza del faro e la presenza strategica permettevano comunque una vista a 360 gradi. La villa deve il suo nome al fatto che era circondata da mulini a vento all'origine, perché nel 1801 furono demoliti e quando Napoleone arrivò sull'isola non erano già più presenti. La casa era stata costruita da Gian Galeazzo dei Medici nel 1724 ed aveva delle dimensioni molto più modeste rispetto a quelle attuali, proprio perché inizialmente aveva soltanto 4 stanze. Soltanto successivamente fu costruita la parte superiore nel periodo in cui Napoleone risiedette qui. Ci troviamo a piano terra, appena entrati nell'ingresso principale, e vi troviamo un ampio salone ottenuto riunendo 2 stanze. Napoleone, oltre alla disposizione strategica, era anche molto attento all'arredo. L'arredo attuale, non più originale, sappiamo che risale al primo quarto dell'Ottocento. Ma prima di continuare la visita al primo piano, voglio portarvi al piano superiore. Come potete vedere, il piano superiore affaccia sul giardino, da cui si gode la splendida vista del mare, ma anche sulla strada di accesso. E qui siamo al piano superiore con l'anticamera, la stanza da letto di Napoleone, poi abbiamo la stanza di Paolina Borghese con quest'abito di velluto utilizzato per le feste, qui un'altra sala e poi abbiamo il salone delle feste con il letto a baldacchino. La sala da bagno di Napoleone con la camera da letto di Napoleone, ma stanza ancora più importante è la libreria, che aveva 4 librerie e un tavolino coperto da un ampio tappeto. La raccolta aveva un nucleo librario di oltre 2000 volumi. E infine il giardino esterno, da cui è possibile ammirare il meraviglioso faro e cristallino mare che circonda Piombino, ma anche la statua in marmo raffigurante Minerva. Durante la permanenza dell'imperatore, il giardino dovette apparire anche particolarmente lussureggiante e profumato per la presenza di piante di aranci, limoni e altre essenze che la principessa Paolina portò con sé da Napoli. Finito questo giro, adesso vi porterò a vedere la Villa San Martino. Seguite il viaggio con me. Ed eccoci a Villa San Martino. La casa acquistata da Napoleone come semplice residenza privata è caratterizzata da una misurata intimità. L'abitazione è costituita da 2 sale centrali fiancheggiate da ciascun lato dagli appartamenti privati. A sinistra quello destinato al maresciallo Bertrand e a destra quello del generale Drouot. Inoltre, andando leggermente avanti, troviamo quella sala detta del nodo d'amore, dedicata a Maria Luisa, la moglie proprio di Napoleone stesso. A destra invece troviamo la stanza da letto di Napoleone, da cui potete notare il piccolo lettuccio. E poi l'ultima sala, che è il salone egizio, che è l'elemento centrale dell'edificio e deve il suo nome ai dipinti in trompe l'oeil che ne decorano le pareti, i soffitti e le porte.
ammirevole è il soffitto decorato con un bellissimo zodiaco ad indicare la dipendenza dei destini umani dalle influenze celesti. Uscendo di nuovo e recandoci al piano inferiore, troviamo la Galleria Demidoff, utilizzata attualmente come spazio espositivo per varie mostre di lungo periodo. E finisce così, ammirando lo splendore di quest'isola, la nostra prima puntata. Come disse Louis Pasteur, meravigliarsi di ogni cosa è il primo passo della ragione verso la scoperta. Alla prossima puntata, ragazzi!